Amici di FVG Sport Channel, ben ritrovati con il consueto appuntamento dedicato alla motostaffetta Friuliana. Siamo ancora nella fantastica cornice della sede della Regione Autonoma Friuli Venezia, Giulia in compagnia dell'assessore regionale Molinaro che saluto e ringrazio per essere qui con noi. Assessore, io comincerei subito con questa chiacchierata che ci condurrà nei temi dedicati al volontariato, alla sicurezza stradale, a quello che si può fare in più. Per i giovani è quello che ha fatto la motostaffetta Friulana. Io so che le sue competenze spaziano e riguardano anche il settore del volontariato. Eh, la motostaffetta Friulana da pochi anni è inserita nel registro regionale. Lei ha sostenuto convintamente l'attività della motostaffetta. Cosa ci può dire di queste iniziative? Ma innanzitutto credo che si debba esprimere un compiacimento perché. Motostaffetta l'ho conosciuta diversi anni fa, ho particolarmente insistito perché questa attività che loro facevano venisse riconosciuta anche con l'iscrizione nel registro regionale del volontariato, visto che è un'attività di volontariato a tutto tondo e credo che il percorso che hanno fatto in questi anni sia un percorso assolutamente interessante di crescita. E anche di miglioramento, se vogliamo, di un'azione che auspicabilmente deve allargarsi sempre di più. Ecco Assessore, eh, i soci della motostaffetta sono attivi anche per quanto concerne l'ambito della ricerca. Si parlava di airbag per i motociclisti e di tante altre accorgimenti che sono utili in strada e soprattutto in sella ad una moto. Cosa ne pensa? La regione è attenta a questa forma di ricerca da parte dei soci della motostaffetta? Credo che la regione veda assolutamente con favore a tutte quelle iniziative che hanno a che fare con la crescita della sicurezza personale, soprattutto eh, di quella fascia di età che sono i giovani, che purtroppo le cronache molto spesso ci tramandano come vittime di incidenti dove non sempre la sicurezza eh, è stata rispettata. Quindi un'azione che vede da parte dei, eh, di chi usa la moto. Eh, un'attività chiamiamola così di prova, di sperimentazione, di ricerca e anche di eh, proposta di quelli che sono nuovi materiali che fanno crescere la, la sicurezza individuale, certamente è un'azione che va sostenuta anche perché eh, fa un'azione un, 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 un al di fuori di quella che è la cerchia diciamo, dell'associazione e diventa un'iniziativa un di interesse generale e quindi di quelle che, alle quali dobbiamo guardare poi tutti. Ecco, una sinergia che funziona in, nel territorio friulano a sua conoscenza c'è un modello simile nelle altre regioni oppure è una sorta di unicum? Ma per quanto ne so io gli appassionati del motociclismo e delle moto ci sono in tutte le regioni italiane. Certamente un'esperienza così peculiare che poi è un'evoluzione anche di quello che è stato un impegno originario che riguardava l'impegno a scortare manifestazioni sportive, gare e quant'altro, mi pare sia ancora unico. Vorremmo e auspicheremmo che non rimanesse isolato, nel senso che in realtà così ben vengano, anche perché le istituzioni hanno bisogno oggi sempre di maggiori alleati, l'obiettivo è comune. Eh, se siamo tutti che andiamo verso quell'obiettivo, certamente facciamo meglio. La sicurezza individuale, soprattutto la sicurezza nella circolazione stradale, soprattutto per quanto riguarda i giovani, sono assolutamente degli obiettivi che le istituzioni devono porre, ma se eh, questi obiettivi vengono poi perseguiti, anche come in questo caso, da realtà che specificatamente riescono anche a parlare il linguaggio giusto, perché poi non è solo una questione di provare, si tratta anche di dire io ho provato. Questi sono materiali che hanno determinate caratteristiche, diventano molto più convincente e quindi diciamo la comunicazione, il convincimento molto più efficace. Ecco, abbiamo parlato di giovani assessore, eh, lei è stato. Numerose volte presente al meeting delle motostaffette del Friuli Venezia Giulia, e tra le tematiche c'è stata quella della sicurezza stradale legata ai giovani. È anche lei convinto che possa esserci una sinergia tra istituzioni scolastiche, motostaffetta friulana che è un'associazione, ma altre eh, associazioni private per promuovere questi temi legati alla sicurezza giovanile? Le dicevo delle alleanze che oggi le istituzioni devono promuovere. Noi eh, come Regione Autonoma abbiamo attraverso i colleghi che si occupano di infrastrutture avviato già un programma di educazione stradale che coinvolge le scuole, un programma diciamo così, partecipato perché ogni anno vede crescere il numero diciamo, dei, dei ragazzi soprattutto che si avvicinano a questo, forse l'inserimento in questo contesto di una esperienza come quella della motostaffetta potrebbe essere un passo in più magari rivolto diciamo così, a quei giovani penso ai giovani della, degli ultimi anni della scuola secondaria superiore che magari hanno già il patentino per guidare una moto e quindi diventano diciamo, più vicini rispetto magari al ragazzo della scuola media che invece deve ancora limitarsi alla bicicletta o alla semplice circolazione pedonale. Quindi sicuramente è uno, anche uno stimolo, credo, a eh, far diventare queste iniziative sempre più eh, puntuali. Noi eh, sicuramente guardiamo a quella che è la globalità della nostra, dei nostri giovani, della nostra popolazione scolastica, ma certamente all'interno di questo ci sono interessi e anche disponibilità a partecipare molto diversi, una potrebbe essere quella legata diciamo, al, all'utilizzo delle due ruote motorizzate, proprio quello che viene avanti da, da un'iniziativa come questa. Ecco, assessore, eh, Motostafetta Friulana negli anni ha saputo costruirsi una platea eh, davvero interessante. RCS, lo ricordiamo, chi organizza il Giro d'Italia si è avvalso, cosa unica, perché non succede praticamente mai dei servizi de della Motostafetta. È un motivo di vanto anche a livello regionale, penso. Ma sicuramente sì, eh, questo Friuli Venezia Giulia è una realtà piccola, ma è una realtà nella quale ci sono. Eh, molte perle, diciamo così, nei, nei diversi settori. Credo che nell'ambito del, del volontariato e soprattutto di questo volontariato che poi affianca quelle che sono manifestazioni importanti come quelle che venivano ricordate eh, del Giro d'Italia, ecco, cert certamente avere delle eh, esperienze, delle collaborazioni locali è un elemento di orgoglio, ma mi permetta di dire anche che oltre a questo è anche un elemento di di ulteriore attrattività, cioè certe iniziative, certe realizzazioni, credo che anche le stesse tappe eh, del Giro d'Italia si fanno qui eh, volentieri perché c'è una disponibilità all'organizzazione, c'è una disponibilità al sostegno di questa organizzazione che va ben oltre le istituzioni e eh, l'esperienza di motostaffetta a Friulana dimostra questo. Assessore, prima di lasciarci abbiamo parlato quindi di un nuovo linguaggio rivolto ai giovani, forse questa trasmissione sostenuta anche dal suo assessorato vuole proprio essere un veicolo per testimoniare quello che si fa in Regione e soprattutto le tematiche che vengono sviluppate dalla Regione e dalla motostaffetta friulana. Una eh, delle azioni che noi in questi anni abbiamo diciamo così, condiviso con, con molte realtà, tra cui anche Motostaffetta, è quella di fare in modo che i giovani siano protagonisti. Eh, I giovani non hanno bisogno di prediche, hanno bisogno di essere coinvolti di provare, di eh, diciamo in qualche maniera unire anche quelle che sono le loro passioni da una parte ma anche le loro preoccupazioni e paure. Ecco, credo che da questo punto di vista il fatto di avere non i giovani ascoltatori o spettatori ma i giovani anche possibili protagonisti e modo staffetta è fatta anche in buona parte di giovani eh, è un, un punto in più che abbiamo, quindi iniziative come questa noi continueremo sicuramente ad accompagnarle perché eh, sono fatte dai giovani per i giovani. Noi ringraziamo l'assessore regionale Molinaro, a me non resta altro che ricordarvi casco sempre allacciato e tra sette giorni parleremo ancora di Moto Staffetta Friulana.